La campagna elettorale procede, quali sono le sue sensazioni? Fratelli d'Italia è comunque in grandissima ascesa, non solo a livello nazionale ma anche in politica. Devo dire che le risposte che ci pervengono dai territori sono delle testimonianze di affetto, di partecipazione. Abbiamo iniziato oggi il nostro tour a Campomarino, poi abbiamo in qualche modo incontrato i vertici del partito su Campobasso, confrontandoci anche con non solamente gli addetti ai lavori ma anche con i cittadini. Abbiamo visitato un'azienda di rispetto, un'azienda che veramente inizia ad essere il fiore all'occhiello della nostra regione, che prevalentemente fa esportazione a Monte Rotondo. Oggi chiudiamo qua a Venafro con gli amici di sempre, con il circolo di Fratelli d'Italia di Venafro e con una straordinaria partecipazione. Ecco, lei ritorna a proporsi in consiglio regionale dopo quello che è successo con la legge sulla SUR, insomma la sua vicenda personale la sappiamo tutti quanti, si aspetta un bel risultato elettorale a queste future elezioni, prossime elezioni? Ma guardi, il fatto stesso che sia ancora presente in Fratelli d'Italia, il fatto stesso che faccia ancora parte di questa coalizione, chiaramente credo che sia anche l'evidenza dei fatti che non personalizzo la politica, e quindi credo che la politica debba essere conseguenziale rispetto agli impegni che assume e soprattutto spersonalizzata, quindi nell'interesse collettivo. Io mi ripropongo all'elettorato con la mia storia di sempre, con la mia esperienza e credo anche con la mia caparbietà e la voglia di fare.